Ciao a tutti e benvenuti sul canale Jim Girimoto. Io sono Beppe e in questo video vi parlerò del casco Shark Spartan GT Carbon. Innanzitutto voglio farvi una piccola premessa. Io questo casco l'ho comprato nel gennaio del 2022 e ci ho percorso circa 5.000 km. Pertanto solo adesso mi sento in grado di poter dare quelli che sono i miei giudizi e le mie opinioni su questo casco, che rimangono ovviamente mie perché un casco, lo sappiamo tutti molto bene, è una questione molto soggettiva. Inizio col dirvi che in realtà io stavo cercando un casco da turismo, quindi un casco da turismo, il più delle volte significa un casco che ti porti in testa per almeno 10 ore. Per cui quello che andavo a cercare era sicuramente un discorso di sicurezza, ma quello a prescindere, un discorso di comfort, ma soprattutto un discorso di rumorosità. Effettivamente è un casco abbastanza silenzioso. Certo, le mie aspettative probabilmente erano più alte di quelle che poi questo casco può offrire, però effettivamente i rumori, il fruscio del vento sono molto attenuati, quindi direi che su questo punto di vista posso confermare che lo Shark sia un casco abbastanza silenzioso. Iniziamo a parlare del primo punto di forza di questo casco che mi ha stupito davvero molto, e cioè il campo visivo. Abbiamo un'area dedicata al campo visivo molto ampia, per cui oltre ad avere un'ottima visibilità frontale della strada, sono rimasto stupito dalla buona visibilità periferica che mi dà questo casco, in quanto la visione periferica, lo sappiamo benissimo tutti, è quella visione che solitamente nei caschi viene un attimino compromessa. Però in questo modello mi sono trovato veramente molto bene. Inoltre questo casco ha anche una visiera più spessa rispetto agli altri competitor, di circa 3 mm, e questo nelle condizioni in cui può capitare di trovarsi degli insetti che ti piombano addosso o dei sassolini, è davvero una maggiore garanzia di sicurezza. All'interno della scatola troviamo anche il Pinlock 120, il top di gamma, che se installato correttamente evita che la visiera si appanni. Devo dire che a livello di visibilità, di chiarezza dell'immagine e quant'altro, su questo casco non ho riscontrato il minimo problema, quindi ne sono veramente molto soddisfatto. Solitamente il sistema di bloccaggio della visiera è dato dal fatto di avere una linguetta posta lateralmente, solitamente sulla sinistra o sulla parte frontale, che andando a tirare verso il basso va a incastrarsi un attimino con la guarnizione del casco, e a quel punto la visiera si blocca. In questo modello c'è un sistema differente. Infatti, se andate a sentire bene, andando a chiudere la visiera, sentite questo click. Questo click non è nient'altro che il sistema di sicurezza della chiusura della visiera, che consiste in una sorta di aggancio meccanico della visiera al casco, che viene sbloccato andando a pigiare su questo tasto, su questo pulsante, e poi andando a sollevare la visiera. Se io vado a cliccare e poi ad alzare, ho sempre uno sgancio, però nella mia esperienza non è sempre così. Questo sistema di sicurezza è davvero molto efficiente, però onestamente, non essendo abituato a questo meccanismo, mi ha messo un pochino in crisi. Però con un po' di pratica, utilizzandolo spesso durante i propri viaggi, a un certo punto vi verrà abbastanza naturale ad andare a fare questo movimento, però non è intuitivo. Oltre alla visiera esterna abbiamo la visiera parasole, che viene comandato da questo meccanismo che si trova sopra la testa, che a differenza dei meccanismi che si trovano in altri modelli di caschi, che viene posta a questa altezza, questa risulta molto più comoda per quanto mi riguarda, in quanto col guanto riesco tranquillamente a trovarla e a pilotarla, mentre avendola qui lateralmente spesso andavo a
toccare l'interfono e questo mi impediva di andare poi a trovare agilmente il leveraggio. Quindi secondo me, rispetto al metodo tradizionale di avere il leveraggio sul lato, la trovata di metterlo qui sulla parte alta del casco è una genialata. E ora parliamo del sistema di ventilazione del casco, che solitamente è un tema abbastanza critico nel settore dei caschi. Posso dirvi che oltre ad avere le classiche prese d'aria frontali e le fuoriuscite dalle bocchette posteriori, questa presa principale che si trova sulla parte alta del casco è davvero molto efficiente, perché fa in modo che l'aria arrivi in questa direzione e poi vada a distribuirsi uniformemente su tutta la parte alta del casco e poi fuoriuscire da queste bocchette. La sensazione che ho avuto in estate è stata davvero ottima, perché non ho patito assolutamente il caldo e, aprendo la bocchetta, sentivo proprio questo vortice che mi viaggiava sopra la testa, che mi dava un grande sollievo. Ed ora parliamo del comfort del casco, uno dei temi anche qui molto sentiti da non motociclisti. In questo caso anche qui Shark ha dimostrato di essere una marca premium e attenta a questa cosa. Infatti all'interno troviamo dei guanciali e un'imbottitura fatta di un materiale tipo gomma piuma, quindi non avremo più la spugna classica, ma abbiamo proprio un materiale tipo memory, come quello dei materassi. E questo materiale fa sì che la testa risulti sempre ben avvolta e ferma, ed è un'ottima cosa. Oltretutto risulta anche abbastanza fresca, quindi difficilmente ci troveremo a sudare all'interno del casco. Per quanto riguarda il peso, non ho notato nessun tipo di difetto. Ovviamente non è un casco super leggero, perché parliamo di 1540 grammi, ma questo non mi ha portato ad avere nessun tipo di problema o fastidio anche dopo 10-12 ore di giri in moto. Quindi anche qui non ho avuto nessuna sorpresa, fortunatamente. Però, come tutte le cose belle, c'è sempre un ma, c'è sempre un però. Ed è purtroppo un però che a me personalmente mi reca qualche fastidio, no? Mi lascia un pochino l'amaro in bocca, ma potrebbe sicuramente essere un mio problema e non un problema che magari si possa presentare ad altre persone. Di cosa sto parlando? Sto parlando della predisposizione degli speaker dell'interfono, che a quanto ho visto non è abbastanza profonda da evitare che lo speaker fuoriesca di quel millimetro che mi va a toccare un pochino l'orecchio. Purtroppo questo è un problema che non ho avvertito subito. Infatti, avendo messo il casco per circa 10 minuti e un quarto d'ora, andava tutto quanto bene. Il problema si presenta dopo circa un'ora che ho indosso il casco. Inizia a darmi fastidio sulle parti più sporgenti dell'orecchio e, arrivato a circa un'ora e mezza, devo per forza fermarmi e togliermi il casco. Quindi l'unico difetto che ho riscontrato di questo casco è appunto una predisposizione che poteva essere un attimino fatta meglio. Ovviamente questo problemino è risolvibile andando a scavare un attimino manualmente per far sì che lo speaker non fuoriesca, però personalmente mi girano un pochino le scatole dover mettere in mano un casco nuovo per una cosa del genere. Quindi a questo punto onestamente non so se cambiare il casco oppure fare questa modifica. In conclusione, mi sento di consigliarvi assolutamente questo casco, perché è fatto davvero molto bene, ha materiali di ottima qualità. Poi già solo il fatto di avere un campo visivo molto più ampio rispetto ad altri competitor, avere all'interno della scatola un pinlock 120, non è da tutti. Quindi solo per questo è un casco che secondo me è da comprare. Se poi aggiungiamo il sistema di ventilazione, che fa un lavoro super, un ottimo comfort interno dato dai materiali in gomma piuma, direi che solo per questo varrebbe la spesa dei 400-500 euro circa.
Ovviamente non posso dirvi se è meglio di un casco piuttosto che di un altro, però sono sicuro che acquistando farete un ottimo acquisto. L'unico consiglio che mi sento di darvi è quello di andare in negozio, provare il casco, tenerlo in testa per almeno un quarto d'ora, 20 minuti e capire se avvertite dei problemi oppure no. Appena avvertite qualcosa che non vi convince, allora fate attenzione, non compratelo, piuttosto passate ad altro. Se il video ti è piaciuto, mettimi un like, se non ti sei iscritto al canale, iscriviti e se vuoi farmi qualche domanda, scrivilo nei commenti. Grazie e a presto. Ciao.